Buongiorno. Ah, mignori. Mignori. Salve a tutti, benvenuti nel mio canale Sentieri del Gusto e oggi voglio parlarvi di questo fantastico pan di Spagna, sì, una torta savoiarda. Allora, torta savoiarda o torta biscotto o gâteau de Savoie è una specie di pan di Spagna. Vedete come viene bello? Guardate, raga, è perfetto. Da dietro, davanti. Ovviamente dopo questo piccolo, spero breve video, perché mi dilungo sempre, vi farò vedere la ricetta. Allora, perché vi parlo della torta savoiarda? È uno dei pan di Spagna più antichi. Allora, vi lascio qui il link del mio pan di Spagna, che è molto 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 simile. Sì, ma cambiano soltanto gli ingredienti. Qui invece non cambia nulla, solo una cosa. Questa torta savoiarda di solito è molto antica, veniva fatta persino nei vecchi tempi, è uno dei primi pan di Spagna, e poi qualcuno l'ha studiato, l'ha modificato e quello ci sta, ma diciamo che questo di cui il mio pan di Spagna mi sono ispirata al mio pan di Spagna, che ho creato il mio pan di Spagna, insomma, se vedete se gli ingredienti sono uguali, il metodo di preparazione, la tecnica è uguale, quindi non toglie nulla, solo un fattore. E la torta savoiarda di solito è un pan di Spagna che all'epoca veniva utilizzato per fare grandi strutture di torte. E vi parlo di 80 anni fa, dei tempi dei Savoia. Sì, perché molti la usano torta di Savoia. La usano chiamarla torta di Savoia, biscotto di Savoia, perché è un pan di Spagna molto 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 malleabile, come vedete. E io adoro questi pan di Spagna, dove praticamente si può bagnare, si può decorare con creme, fare decorazioni. Cioè, il pan di Spagna non è molle e quindi si può benissimo decorare il panetto. Io preferisco fare questi impasti per le mie creazioni di cake, di pasta di zucchero o di chantilly, decorazioni di chantilly, proprio perché soda, proprio perché tiene. Ma volevo presentarvi soprattutto questa torta savoiarda, perché la storia è piccola e praticamente vecchia, 80 anni fa, se non 100. Cioè, praticamente questa torta è stata creata da un pasticcere di corte, proprio per creare questi banchetti festosi per i re. E come tutte le nazioni hanno il loro pan di Spagna, tutte le regioni hanno il loro pan di Spagna, ovviamente anche le ricette di famiglia ci sono, hanno i loro panetti dolci per poter essere decorate. Noi abbiamo la torta savoiarda, oltre a una miriade di torte che ci siamo praticamente imparati a fare, imparati ad amalgamare in cucina. Però questo panetto è perfetto proprio per la modellistica del pan di Spagna delle torte, perché all'epoca il re e la regina volevano quei banchetti sontuosi, no? Quelli tipo tutti stili, tutti vintage, monumenti. Allora cosa si faceva? Si prendeva questo panetto di pan di Spagna, lo si tagliava a quadrotti e si cominciava a fare come delle scale, delle piramidi, proprio fino a formare delle fontane, decorazioni, addirittura candelabri, carri armati, simboli di stemma, di bandiere. Sì, veniva usato proprio per scolpire, veniva fatto a quadrotti e poi modellato come i Lego, insomma, sì, come i Lego. La torta savoiarda è una delle torte del pan di Spagna, come ho detto prima, dove ho tratto la mia ricetta del pan di Spagna. La trovo fantastica e soprattutto è perfetta per essere imbevuta magari negli zuccotti, nei tiramisù.
Infatti io uso questa, non uso i savoiardi, anche perché diciamo il nome può essere simile, però no, quanto pare soltanto una piccola vicissitudine, una piccola anomia, una piccola anomalia, come devo spiegarmi, soltanto per dare il nome alla ricetta, alla torta. Io vi lascio al video e spero che vi piaccia. Mi raccomando, seguitemi sempre iscrivendovi al canale, mettete like, commentate, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video. Se ne volete vedere degli altri, mi farebbe veramente piacere, perché c'è tanto da dire nel mondo delle torte, soprattutto nella panificazione da pasticceria, nei panetti dolci. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Thank you.